Buongiorno carissimi, bentrovati in questo venerdì dell'ottava di Natale. Continuiamo ancora la lettura della prima lettera di San Giovanni, stavolta siamo al capitolo 2, e l'Apostolo ci invita un pochettino a riflettere se nella nostra vita diciamo di amare Gesù e lo riusciamo a capire solo se osserviamo i suoi comandamenti. Allora, solo se soltanto facciamo questo, noi riusciremo ad amarlo perché ci lasceremo amare da lui e riusciremo così ad amare anche il prossimo. Quindi conoscere Dio vuol dire amarlo osservando la sua legge, i suoi comandamenti e quindi per amor suo amare sinceramente anche i fratelli. Questo comandamento è antico, dice l'Apostolo, ma concretamente è nuovo perché produce nuova vita. Allora è vero. Come dice il brano del Vangelo di oggi, siamo al capitolo 2 di Luca, l'incontro di Gesù bambino, Maria e Giuseppe con Simeone. Simeone proferisce e dice che questo bambino è un segno di contraddizione, è vero, perché è una logica totalmente diversa da quella nostra, perché nel momento in cui abbiamo degli attacchi con qualche persona, cerchiamo di emarginare, di mettere da parte, mentre il Signore, ecco, ci ha insegnato quell'amore vero, puro, leale, sincero. Dice sempre San Giovanni: chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è lui occasione di inciampo, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno ciecato i suoi occhi. Questo certe volte è vero perché non amare una persona, avere anche del sentimento, un po' di rabbia, significa anche avere un po' di gastrite, avere certe volte l'insonnia, condizionare la propria vita a seconda delle azioni e delle abitudini tra virgolette, del nemico. E quindi c'è una tenebra che avvolge, non si è tranquilli, sereni. Mentre quando si ama e si ama liberamente, come diceva Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi, nel momento in cui ami, quindi non ti metti nella logica della ritorsione, nemmeno della rabbia e nemmeno della maldicenza, non ti imprigioni in una gabbia, ma cerchi di dare quell'amore, quell'acqua buona che riesce a far sì che quelle spaccature si rimettono insieme e quindi la terra ritorni a essere fruttuosa, umida, bagnata e quindi buona. Ci auguriamo, ecco, di nutrirci sempre dell'amore di Dio, perché amare Dio è amare il prossimo come se stessi, ed è dall'amore di Dio che sgorga ogni forza e ogni bontà. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi e buon onomastico anche a coloro che portano il nome Davide, perché oggi ricordiamo il re Davide, San Davide. Bene, ci vediamo domani per il nostro appuntamento.